Mister, una bella vittoria in trasferta che dà ancora tanta carica a questi biancorossi che oggi hanno dato veramente tutto sino alla fine, nonostante anche lo Jerax ha cercato di contenere questa furia biancorossa. È vero, è stata, dovevamo dare una risposta dopo la sconfitta di domenica scorsa, i ragazzi hanno risposto a dovere molto bene. Abbiamo tenuto insomma il pallone del gioco e siamo riusciti a chiudere i conti già diciamo nella prima frazione. E poi il secondo tempo abbiamo amministrato e sono soddisfatto insomma. Ecco. Sì, hai citato la scorsa gara, una sconfitta che però diciamo non ha visto un Fronti minore, inferiore rispetto al Capo Vaticano. No, è vero, è stata una partita magari giocata a centrocampo senza tante occasioni da gol né per loro né per noi. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo giocato piuttosto bene, è vero, non siamo riusciti ad essere incisivi come avremmo voluto, come avremmo dovuto. Però comunque la prestazione non mi lasciava insoddisfatto, anzi sono rimasto comunque fiducioso perché i ragazzi in campo ci sono stati bene e hanno provato a pareggiare fino all'ultima azione con Carcadi, dove poi non siamo riusciti a metterla dentro, però quindi la squadra è rimasta sempre comunque in partita contro una squadra blasonata come il Capo Vaticano. Gianni, esattamente un anno fa l'infortunio che ti ha tenuto lontano dal campo di gioco per un anno, e a distanza esatta di un anno oggi arriva questa doppietta che serviva non tanto per spronarti fisicamente, perché la forma è ritrovata pienamente, quanto per darti una botta mentale. Assolutamente, è stata anche una doppietta all'epoca. Comunque no, sono molto contento, ci serviva. Serviva a me personalmente, soprattutto come liberazione, diciamo, ma anche soprattutto alla squadra. Tre punti importanti in questo campo difficile, diciamo. Ma sicuramente avevamo qualcosa in più noi, ma diciamo la carica in settimana, sia la societaria che del mister, ci ha dato comunque là per affrontare una buona prestazione. Non potevamo farci mancare i tre punti e la vittoria, assolutamente. Quindi penso che abbiamo fatto del nostro meglio.